uno strumento indispensabile per calcolare derivate di funzioni arbitrarie è la conoscenza delle derivate di funzioni elementari, come le potenze, l'esponenziale, il logaritmo, il seno, il coseno e così via. Presentiamo subito, in una tabella da portare sempre con noi, le derivate delle funzioni elementari. La colonna a sinistra contiene le principali funzioni elementari, la colonna a destra le derivate corrispondenti. Abbiamo le funzioni costanti, le potenze, le funzioni esponenziali e logaritmiche, poi le funzioni trigonometriche, quelle iperboliche e le trigonometriche inverse. Ciascuna riga descrive una formula che si intende valida per tutti i valori di x per i quali entrambe le funzioni f ed f' risultano ben definite. Così, ad esempio, questa riga esprime il fatto che la funzione seno di x è derivabile in ogni x reale e la sua derivata è coseno di x. Mentre questa si legge così: la funzione logaritmo naturale di x è derivabile per ogni x maggiore di 0 e la sua derivata è la funzione 1 su x. Attenzione particolare merita la riga dedicata alla potenza, che dato un qualunque esponente r dà la derivata della funzione x alla r. L'esponente r qui è un qualunque numero reale. La formula vale quindi per le potenze intere, ma anche per esponenti razionali e irrazionali. Ovviamente per un dato r la sua validità è ristretta ai valori di x in cui risulta definito sia x alla r che x alla r meno 1. Approfondiamo questo punto con qualche esempio. Consideriamo queste due funzioni e vediamo come usare la regola della potenza per calcolare le derivate. La funzione 1 su x quadro può essere scritta come x alla meno 2. Quindi r è uguale a meno 2 e r meno 1 è uguale a meno 3. Sostituendo nella formula otteniamo la derivata y' uguale meno 2x alla meno 3, cioè meno 2 fratto x alla terza. Sia y che y' sono definite per ogni valore x diverso da 0. Invece, la funzione y uguale radice di x si può riscrivere come x alla 1 mezzo. Quindi r è uguale a 1 mezzo e r meno 1 è uguale a 1 mezzo meno 1, cioè meno 1 mezzo. Sostituendo nella formula abbiamo che y' è uguale a 1 mezzo x alla meno 1 mezzo, cioè 1 fratto 2 radice di x. Notiamo che y è definita per ogni x maggiore o uguale a 0, mentre y' è definita solo per x maggiore di 0. Quindi la formula vale solo per ogni x strettamente maggiore di 0. E se abbiamo una potenza più esotica, come potrebbe essere y uguale x alla pi greco? Basta prendere r uguale a pi greco, usare la regola della potenza e avere y' uguale pi greco per x alla pi greco meno 1, che ovviamente entrambe y e y' sono definite per ogni x maggiore di 0. Ma come si calcolano le derivate delle funzioni elementari? Per farlo si deve usare la definizione, ovvero che la derivata di f in un valore x fissato è il limite, per delta x che tende a 0, del rapporto incrementale di f in x. Tipicamente la maggior complicazione nasce nel passaggio al limite, perché il rapporto incrementale delta f su delta x si presenta nella forma di indeterminazione 0 su 0. È quindi necessario ricorrere ai cosiddetti limiti notevoli. Ad esempio, consideriamo la funzione esponenziale f di x uguale e alla x. Fissato arbitrariamente un valore reale x, scegliamo un incremento non nullo delta x uguale ad h e calcoliamo il delta f corrispondente, e alla x più h meno e alla x. Il rapporto incrementale di f in x è quindi questo.
Ricordiamo che e alla x più h è e alla x per e alla h. Raccogliendo quindi e alla x otteniamo questo prodotto. Il primo fattore, e alla x, non dipende da h, dunque non cambierà facendo il limite per h che tende a 0. Il secondo fattore invece è e alla h meno 1 fratto h. Per h che tende a 0, questa è una forma di indeterminazione di tipo 0 su 0. Fortunatamente si tratta di uno dei limiti notevoli più noti, che deriva direttamente dalla definizione del numero e. Il limite per h che tende a 0 di e alla h meno 1 fratto h vale 1. Questo ci permette di passare al limite ricordando che il limite di un prodotto è il prodotto dei limiti, quando questi esistono e sono finiti. Concludiamo che la funzione esponenziale e alla x è derivabile in x e la sua derivata è proprio e alla x. La derivata dell'esponenziale e quella della funzione seno sono sufficienti per calcolare le derivate delle altre funzioni elementari. Ma per farlo è necessario usare le regole di derivazione che studieremo nelle prossime lezioni.